Amici 22, voci di Maretta tra giudici, si sentirebbe escluso da Geoffrey Malgioglio. Il serale di Amici è iniziato da due sole settimane, ma in rete già circolano insistenti voci sui rapporti che si sarebbero venuti a creare dietro le quinte. Dopo aver sentito le ultime dichiarazioni di Michele Bravi a Verissimo, e dopo aver visto i primi due appuntamenti in prime time, alcuni fan del cantautore hanno sposato la teoria secondo la quale Giuseppe Geoffrey e Cristiano Malgioglio lo escluderebbero dalle loro gag, facendolo sentire isolato. In serata, intanto, trapeleranno le anticipazioni della puntata che andrà in onda il 1° grado aprile. Mentre i dai team di Amici si occupano degli ultimi accadimenti nella scuola, come il rimprovero del professionista Umberto Mattia per l'atteggiamento in sala prove. Sul web si parla sia della registrazione prevista nel pomeriggio che delle tensioni che ci sarebbero tra i tre componenti della commissione esterna. In questi giorni, infatti, si vocifera che Michele Bravi starebbe iniziando a soffrire il feeling che si è venuto a creare tra Giuseppe e Cristiano nelle prime due puntate, il cantautore. Infatti, pare si sia lamentato del fatto che nessuno dei colleghi lo coinvolgerebbe nelle gag proposte al serale. Anche i fan dell'artista si sono accorti di questo e l'hanno fatto presente con domande social come la seguente: ma perché Geoffrey e Malgioglio non scherzano mai con Michele? Giuseppe e Cristiano stanno sempre a battibeccare, ha detto Michele nel corso dell'intervista che ha rilasciato a Verissimo sabato scorso. Anche questa dichiarazione ha portato tanti a pensare che Bravi starebbe un po' patendo il rapporto d'amore e odio che i due colleghi hanno instaurato davanti alle telecamere. Quello che gli permettere di stare spesso e volentieri al centro dell'attenzione. Il cantautore, infatti, si limita a commentare e a votare le esibizioni degli allievi in gara ma solo quando viene interpellato da Maria De Filippi, Malgioglio e Geoffrey. Invece, intervengono anche nelle discussioni tra i professori o quando il primo palesa una difficoltà nell'usare il tablet per esprimere una preferenza tra i talenti in gioco. Il prime time di Amici è iniziato da poco e mancano ancora 7 puntate alla finalissima, il rapporto tra i tre giudici. Dunque, può ancora regalare parecchi spunti di discussione ai fan e agli appassionati di gossip. Gli stessi che stanno apprezzando molto questo nuovo trio. Oggi, giovedì 30 marzo, sarà registrato il terzo appuntamento serale e attorno alle ore 21:30 dovrebbero cominciare a circolare in rete le anticipazioni di tutto quello che accadrà in studio nel pomeriggio. Il pubblico è in dubbio sul numero di eliminazioni che ci saranno nel corso delle tre manche, tra gli spettatori. Infatti, c'è chi pensa che già a partire da questa settimana a lasciare la scuola sarà un solo allievo. Ovvero colui lei che perderà il ballottaggio a 3 della serata. In gara ci sono 11 talenti ed è sempre più difficile fare ipotesi su chi dovrà abbandonarla, gli stessi titolari hanno provato a formulare qualche teoria su chi rischierebbe di più e alla fine sono arrivati alla conclusione che potrebbero dormire sonni tranquilli solo Wax, Mattia, Angelina, Isobel, Aaron e Ramona, Alessio, Samu, Federica, Cricco e Maddalena, dunque, sarebbero i principali candidati allo spareggio che decreterà il nuovo eliminato del serale, potrebbero essere anche due come nelle precedenti puntate, l'ultima parola spetterà ai giudici Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Geoffrey. Dici un curcubeu, daci că toate astea-s doar în capul meu. Și zice du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi că t-ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii-ți poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus.